Dall'altra parte di nuovo la palla nelle sapienti mani del Ciaccio, che cerca il terzo assist e per la terza volta trova ancora Sir Kyle Hines. E questo primo periodo di gara 1, ancora il pick and roll tra Rodriguez e Hines, ancora un assist dello spagnolo, ancora un comodo canestro di Kyle Hines. Per controllare poi la palla è comunque per la Virtus, che già nella metà campo offensiva legge Alibegovic il taglio di Sampson, vola a terra Hall, resiste con il fisico Sampson e poi trova anche il modo di segnare il canestro. Mentre Paiola trova Belinella in uscita dai blocchi, alla fine si sblocca anche il capitano. Extra possesso per Milano, proprio Ricci dalla media, aiutato dal ferro del tabellone della sua ex casa. È più 5 e massimo vantaggio Milano. Terzo Shields, che però grazie alla Segafredo, sbagliando il jumper dalla media, Hackett dall'altra parte con la tripla assorbita dal ferro. Dopo tanto tempo in svantaggio, torna in parità. Ultimi 4 secondi nell'azione, Hall deve inventare qualcosa, step back, tiro buttandosi indietro, pulitissimo. Gran giocata di Devon Hall. Da Tome, Bentile, Hines, e ricomincia subito con una grandissima giocata di Siobhan Shields. Ora Shields contro Wims, c'è spazio per giocare uno contro uno. Shields alla fine invece non mette neanche palla a terra, vuole buttarsi indietro. Fanno 6 in meno di 3 minuti di terzo periodo. Chi è palla in mano, Arman Exchange, può essere il momento cruciale di questa gara 1. Armata la mano di Datome in angolo, era 1 su 15 da 3 l'Olimpia. Adesso la pressione di Hackett per rubare palla Hall, ci riesce da terra Hackett, può partire Belinelli che vuole arrivare al ferro, 4-0 in pochi secondi per Bologna. Dovrà cercare una reazione d'orgoglio per non interrompere la lunga striscia di vittorie consecutive e comincia nel migliore dei modi il quarto quarto della Segafredo con l'inchiodata reverse di Begovic. Rodriguez ancora una volta, questa volta infila la difesa di Bologna. Difficoltà l'avversario, subito se la prende e porta a casa un fisco. Mamma che passaggio! Sbaglia Hackett, non sbaglia Sampson, che arriva a rimbalzo offensivo a modo suo. Bologna per tornare a un solo possesso, prova Senghelia che mette nel poster Melli. Dentro da Datome, marcato da Teodosic. Datome prova a usare i suoi centimetri, gira attorno a Teodosic, evita l'intervento di Sampson. Che giocata per il più 6 di Gigi Datome. Ha bisogno di un tiro rapido Bologna, Teodosic lo prende da 3, segna Teodosic, non è ancora finita, meno 2 Segafredo. A colpi di scena, intensità, energia, fa molto ben sperare per questa serie. Hall freddissimo, segna entrambe le conclusioni. Allora, finisce 62-66, l'Olimpia dopo il 4-0 dell'anno scorso vince Siobhan subito Shields. Gara 1, MVP Siobhan Shields.